Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo un quadricottero da 5 pollici molto interessante per principianti. Perché per principianti? Perché è molto robusto. Infatti ha i bracci in carbonio con uno spessore da 5 mm, non solo, anche il piatto inferiore e da 2,5 mm, anche quello superiore. Insomma, è un quadricottero trattore, quindi per principianti è ottimo, perché tutti sappiamo, principianti o anche esperti, prima o poi una bella botta si prende, e un quadricottero robusto per principianti dove non si temono le botte si impara molto di più. In realtà questo quadricottero è stato un oggetto di dibattito perché Joshua Bardwell, che è un youtuber americano che si occupa tantissimo di FPV, sicuramente in tanti lo conoscono, aveva fatto un video senza far la recensione dicendo che secondo lui sarebbe stato meglio prendere piuttosto subito, senza fare la recensione, il Diatone Roma F5 o addirittura il E-Flight Nazgul 5V2. E devo dire che non mi ricordo ai tempi quanto costava questo quadricottero, solo che secondo me non è assolutamente una comparazione equa, perché il Diatone Roma costa circa 240 euro senza ricevente, lo stesso vale anche per il Nazgul, costa 230 euro senza ricevente. E ecco, si potrebbe confrontare con questo quadricottero che è lo Skystar Star-Lord 228, che secondo me è un buon quadricottero con dei componenti migliori, che costa 150 euro. Ecco, questo potrebbe essere un confronto, ma devo dire che a 134 euro e con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video, 122 euro, non si può assolutamente escludere a priori una prova, un test e una recensione di questo quadricottero, perché è molto più robusto, costa molto di meno e tutto sommato con quello che costa mi sentirei sicuramente di consigliarlo ai principianti, ovviamente dopo averlo provato insieme e soprattutto dopo aver visto questo video, perché ci sono alcune cose da sapere. Vediamo subito che cosa arriva con questo quadricottero. Arrivano ovviamente le eliche e i dadi per serrare le eliche. Le eliche sono Raystar Tornado 50-46 e ve ne danno 8 assieme al quadricottero. I dadi sono di colorazione differente, perché in teoria dovrebbero essere due dadi con filettatura oraria che vanno su due motori, e sui motori opposti invece dovrebbero avere una filettatura contraria. Sembra però che il problema non sia solamente mio, ma di tutti gli Cine Wizard 220V2, che hanno sbagliato i dadi, e quindi non potete montare questi dadi, non cercate neanche di forzarli, perché rovinate la filettatura e non potete far entrare assolutamente due filettature con senso sbagliato. Quindi sì, anche se qua c'è scritto controllo di qualità passato, in realtà non l'hanno sicuramente controllato, altrimenti si sarebbero accorti di questo. Dunque, dopo aver segnalato questa cosa dei dadi a iCine, mi hanno detto che ritireranno tutti i prodotti che ci sono nel mercato e sostituiranno i dadi con quelli corretti. Ecco, però ho ritenuto comunque corretto segnalarvi questa cosa. Nella scatola abbiamo un'antenna a polarizzazione circolare, sembra dalle freccine qua che sia una polarizzazione oraria, ed è una Lollipop, anche dalla forma potrebbe essere una mini pagoda. E se siete principianti vi ricordo di montare subito l'antenna per evitare di collegare la batteria dimenticando di mettere l'antenna e quindi bruciare la VTX. VTX, quindi trasmittente video capace di trasmettere a una potenza massima di 600 mW, ovviamente la potenza è regolabile, e abbiamo anche la possibilità di cambiare canale, banda e potenza direttamente usando l'OSD sullo schermo, quindi tramite flight controller. Nella scatola abbiamo dei piedini di gomma che per esperienza anche nel vecchissimo modello che avevo recensito, con il quale in tanti anni fa hanno iniziato l'FPV, appunto perché era un modello molto economico che funzionava molto bene. Ecco, sto parlando del primo iCine Wizard 220 e non della versione S, che non ho neanche recensito perché non andava bene. Ecco, piedini che si staccano molto facilmente e solitamente mettevo una fascetta per fissarli. Qua non ne abbiamo neanche bisogno, perché
Qui abbiamo delle protezioni in TPU che proteggono direttamente molto bene il quadricottero, che aggiungo che è modulare, quindi anche se dovessimo spaccare un braccio è molto semplice staccare quello rotto e rimpiazzarlo con un pezzo di ricambio che è disponibile. Anche questo è una cosa positiva per principianti. Nella scatola abbiamo anche un po' di fascette, un adesivo coesivo in silicone oltre a quello già montato sul quadricottero. E perché uno è montato, uno no? Perché con il quadricottero arriva anche un supporto per una eventuale GoPro. E adesso qualcuno può dire: vabbè, uno è principiante, cosa se ne fa della GoPro sopra un quadricottero? Beh, adesso in questo momento su eBay trovate un sacco di GoPro 5 o 6 che costano veramente poco, potete metterle tranquillamente all'interno di questo supporto in TPU e volare, filmare con questo quadricottero. E perciò, a seconda se volete mettere un peso davanti o non mettere un peso davanti, questo adesivo coesivo in silicone va messo o davanti o dietro a seconda della distribuzione del peso, per bilanciare il baricentro in maniera corretta spostando la batteria in avanti o indietro. Nella scatola abbiamo anche una chiave in carbonio per serrare i dadi e un po' di adesivi iCine. Per quanto riguarda la batteria consigliata da iCine, una 4S da 1300 mAh, che secondo me è troppo poco per l'assorbimento di questo quadricottero, anche perché è abbastanza pesante. Senza batteria infatti pesa 386 grammi, e quindi consiglio una batteria, specialmente se siete principianti avrete una durata maggiore, con una 1500, una 1800 mAh, e il peso del quadricottero arriva a 586 grammi, ovviamente senza GoPro. Certamente per abbassare il costo ci sono alcuni compromessi che secondo me non sono assolutamente un problema. Per esempio, non abbiamo gli S come la maggior parte degli S che ci sono attualmente, 4 in 1 messi direttamente sotto sopra il flight controller, ma abbiamo i classici 4 S da mettere sui bracci, che da una parte sono di vecchia generazione, non sono BL Heli 32 ma sono BL Heli S da 30 A, e io personalmente a livello di volo non noto assolutamente nessuna differenza, specialmente se il vostro quadricottero non ha preso un sacco di botte o avete un'elica danneggiata, insomma dei componenti che vibrano dappertutto. Ecco, qui non abbiamo il filtro RPM, ma se il quadricottero va bene sicuramente non sentirete alcuna differenza. Per quanto riguarda i motori, sono 2207 da 2550 kW, marchiati iCine, sicuramente non sono fabbricati dall'iCine ma sono rimarchiati. La telecamera per FPV è la Foxeer Aro Micro Pro, che è una buona telecamera direi tutto sommato. Ecco, una cosa però da segnalare anche è che questa telecamera ha il suo OSD, eventualmente se volete collegarla direttamente alla batteria, e può segnalarvi il voltaggio della batteria, cosa che viene segnalata direttamente dal flight controller. Infatti, come potete notare, abbiamo il doppio OSD, quello del flight controller e quello della telecamera, completamente inutile oltre che fastidioso, che purtroppo non possiamo togliere senza il board joystick per controllare la telecamera, che non arriva con il quadricottero, e bisognerebbe in teoria comprarlo a parte. Io segnalerò questa cosa a Banggood, che magari includono con il quadricottero il joystick, o eventualmente nei nuovi campioni magari toglieranno l'OSD della telecamera. Ebbene, se sei principiante e prendi questo quadricottero, cosa ti manca per volare in FPV? Beh, ti manca una radio, e raccomando questa radio se vuoi risparmiare. Comunque tutto l'elenco delle cose consigliate le trovate su involoconissan.it e nella descrizione del video. Ti manca ovviamente anche dei visori o degli occhiali per FPV, anche lì vi lascio nella descrizione del video sia dei visori economici ma anche i migliori che ci sono secondo me nel mercato attualmente. E ovviamente mancherebbe anche la ricevente, che va collegata a questi tre cavetti, o eventualmente potete utilizzare il cavetto che arriva con la vostra ricevente, eventualmente se è compatibile con questo connettore JST. L'iCine Wizard 220V2 viene provvisto con questo supporto in TPU che supporta sia l'antenna della trasmittente video, ma anche eventualmente se volete montare una TBS Crossfire qui, quindi l'Immortal T come antenna va
messa qui. Ovviamente se uno vuole risparmiare sicuramente non prenderà il TBS Crossfire, perché è una spesa in più e probabilmente anche inutile. Per imparare è meglio non andare molto lontano, meglio stare vicini. Gli ESC sono collegati alla vecchia maniera tramite una power distribution board, e qui sopra abbiamo la trasmittente video, qui sotto invece abbiamo il flight controller, un F405 della JEP RC molto recente, infatti ha anche il connettore USB-C. Un'ultima cosa da segnalare, anche se io non ho avuto problemi del genere, ma qualcuno si lamenta che c'è un po' di latenza per quanto riguarda la trasmissione video, sono andato a indagare lo stesso e ho notato una cosa un po' strana. Come potete notare, qui c'è il collegamento per alimentare la VTX e questi due cavetti, che sono quello verde che è lo smart audio e quello giallo che è l'entrata video, sono collegati correttamente, mentre quello rosso è collegato alla 5 volt out, che in teoria dovrebbe andare ad alimentare una telecamera. Quello nero è collegato al GND, che è il negativo, che non ci sono problemi, ma questa cosa qui mi ha messo in dubbio, quindi sono andato a indagare dall'altra parte. Ho visto che il collegamento video e il collegamento smart audio sono collegati correttamente, dall'altra parte hanno separato con un connettore a parte l'alimentazione, l'hanno collegata direttamente a un'uscita filtrata a 5 volt, solo che questa trasmittente video funziona con un voltaggio minimo da 7 volt fino a 24 volt, che è il massimo, quindi potrebbe essere questo il problema. Perciò sono andato semplicemente a staccare questi cavetti dal connettore, riconnetterli al connettore originale accanto ai due cavetti smart audio e video, perché questo flight controller in realtà è molto buono e ha due back, addirittura una filtrata a 9 volt che è proprio adatta alla trasmittente video, e non capisco perché sono andati a separarli, metterli nei 5 volt. Quindi l'ho ricollegata correttamente, dall'altra parte ho staccato il cavetto rosso dal 5 volt out, l'ho collegato al 7,24 volt in, che è il collegamento corretto, e il GND l'ho messo accanto, e ovviamente ho collegato una ricevente, avevo una RXSR della FR Sky, ma voi potete scegliere una ricevente adatta e compatibile con la vostra radio. Come al solito vi lascio le riceventi consigliate compatibili con le radio consigliate nella descrizione del video, ma anche su involoconissan.it. Il collegamento molto semplice, abbiamo il cavi di alimentazione nero e rosso a 5 volt e l'S-Bus è quello giallo. E per quanto riguarda le antenne della ricevente, le ho fatte passare all'interno della TPU e le ho sopportate semplicemente con un termo restringente per evitare che vadano all'interno delle eliche. Visto che questo quadricottero è a bassissimo costo, i cine non si sono neanche disturbati a configurare Betaflight sul flight controller, e quindi andiamo a farlo insieme. Già che ci siamo, andiamo a flashare l'ultimo firmware di Betaflight. Vediamo la versione del firmware, scriviamo version e qua ci esce la versione 4.2.2 di Betaflight. Per quanto riguarda il board, si chiama JEP RC F405, ci servirà questo nome per flashare il nuovo firmware, e qua abbiamo anche un segnale di errore perché non c'è la configurazione base del board. Andiamo a vedere intanto, scrivendo status, il hardware che abbiamo. Vi faccio notare che abbiamo un barometro attivo, eventualmente se vogliamo utilizzare come metodo, un modo di volo, anche un modo stabilizzato con barometro potrebbe essere anche un'idea per chi vuole volare a vista e avere una stabilizzazione da barometro, o divertirsi a volare col barometro. Generalmente chi vola in FPV non lo fa, ma comunque ce l'abbiamo il barometro. A questo punto disconnettiamo, andiamo sul firmware flasher e selezioniamo JEP RC F405, l'ultima versione stabile è la 4.2.9, e scarichiamo quindi da internet il firmware e flashiamo il firmware. A questo punto che abbiamo flashato il firmware, andiamo a configurare da zero le impostazioni, a zero i settaggi e ripristino alle
impostazioni di fabbrica, quindi la prima cosa che mi chiede adesso è calibrare l'accelerometro. Lascio il quadricottero su una superficie piana, calibro l'accelerometro ed è calibrato in questo momento, e configuriamo le porte. Sulla prima porta abbiamo la porta USB che non va assolutamente disabilitata, altrimenti non possiamo più accedere al quadricottero per modificare un'altra volta le impostazioni. Sugli UART 1 non c'è nulla, sugli UART 2 dobbiamo configurarlo come VTX TBS Smart Audio per riuscire a comandare la trasmittente video tramite OSD, quindi cambiare canale, banda e potenza direttamente o tramite computer o tramite la radio via OSD, quindi vedendo le impostazioni nello schermo. Sugli UART 5 sinceramente non so che cosa sia attivato come MSP, non so se questo board ha anche il Bluetooth con SpeedDB, probabilmente sì, per questo che rimane attivato di default. E per quanto riguarda la ricevente, è messa su UART 6 correttamente. Salvo e riavvio, vado alla configurazione generale. Io personalmente non voglio attivare il barometro, neanche il magnetometro, perché non c'è neanche il magnetometro in realtà in questo board. Andiamo avanti. Io come telecamera consiglio ai principianti di mettere 10 gradi, così da imparare con facilità, e questo mixerà un pochino lo yo assieme al roll, quindi quando usiamo lo yo il quadricottero non gira solamente ma si inclina anche, quindi curva, e questo aiuta molto specialmente i principianti. Il LED strip non ce l'abbiamo, quindi non lo impostiamo. L'air mode a me piace attivarlo direttamente con uno switch, quindi adesso lo configuriamo così, lo tolgo da qui. Ecco, una cosa molto importante da sapere in questo quadricottero, essendo anche a basso costo, è che non ha il buzzer, quindi se dovesse cadere non potete far suonare nulla, non si sente nulla, e perciò dobbiamo attivare questa funzione RX Lost e RX Set. Io lo metto su 4, che abbiamo una suoneria diversa. Che cos'è questo? Beh, adesso se collego la batteria sentite che i motori suonano, è una vibrazione che causa questo sonoro, quindi se il quadricottero dovesse perdere segnale e cadere nell'erba alta continuerà a suonare finché non lo sento e riesco a recuperarlo. Per quanto riguarda il numero 4 e il tono, praticamente invece se attivo RX Set posso tramite le modalità di volo attivare o disattivare il suono tramite switch. Andiamo avanti con la configurazione. Il protocollo degli ESC è corretto, di shot 600. Il motor stop lo attivo, così i motori, anche se sono armati, non girano finché non alzo il gas o attivo l'air mode. Non abbiamo nessun sensore ESC e il D-Shot bidirezionale non possiamo attivarlo su un ESC BL Heli S. Per quanto riguarda l'angolo massimo di armamento dei motori, lo metto a 180 gradi, perché così se dovessi andare in un albero e sono a 180 gradi comunque posso armare i motori e magari cercare di districarmi e far cadere il quadricottero, liberarlo. E qui abbiamo finito la configurazione, salvo e vado sui sensori batteria. E questo quadricottero ha sia il sensore di voltaggio ma anche corrente. Infatti adesso stacco la batteria, vedete che la corrente scende a zero, attacco la batteria, la corrente sale. Da calibrare, comunque ce l'abbiamo eventualmente. Qua cambierò solamente il voltaggio di avviso delle celle a 3,3 volt per cella, il resto lo lascio così com'è. Per quanto riguarda il fail safe, se non vi compare vuol dire che non avete abilitato la modalità esperto, comunque lasciatelo così com'è, quindi lascia cadere e spegne i motori se non riceve più il segnale dalla radio. Per quanto riguarda la messa a punto dei PID, e quella standard di Betaflight che è proprio settata per un quadricottero del genere da 5 pollici. Poi eventualmente, se ne avessimo bisogno, la cambierò e lascerò come al solito la mia configurazione nella descrizione del video. Per quanto riguarda i miei rate, dovrebbero essere più o meno così, quindi 0.85 per quanto riguarda il RC rate, 0.85 e 0.85 per quanto riguarda il rate invece è 0.82. poi eventualmente lo cambio e vi lascio la mia configurazione nella descrizione del video. Ovviamente i rate cambiano tantissimo da una radio all'altra e si cambiano proprio per avere la stessa sensazione con tutte le radio che avete, perché alcune hanno uno stick con escursione maggiore, altri con minore, e cambiando questi parametri si riesce ad avere
più o meno la stessa sensazione. Qua facciamo 0.35 e 0.35, poi eventualmente, come ho detto, lo cambio. Per quanto riguarda il gas medio, molto probabilmente questo si abbasserà tantissimo, forse a 0,10, ma questo lo verificherò e poi ve lo lascerò nella descrizione del video. Lo stesso l'esponenziale del gas di solito lo metto a 0,5, quindi per adesso salvo e poi cambio. I filtri non li cambio, li lascio così come sono e vediamo come vola questo quadricottero. Per quanto riguarda la ricevente, che ho già bindato, come potete notare funzionano bene e vi consiglio di andare a vedere come configurare i limiti minimi e massimi sulla radio in questo video per configurare questa schermata. Intanto qua l'RC band lo metto a 5, invece lo io dead band lo metto a 7. Vuol dire che se muovo leggermente di 5 il mio stick, specialmente quello del gas, e muovo leggermente lo io, non si muove nulla. Ok, infatti vedete che il quadricottero è fermo a meno che non muoviamo lo stick. Le modalità di volo sono personali, vi faccio vedere quello che configuro io. Con questo armo il motore, aggiungo un altro intervallo e muovo lo switch, così me lo riconosce direttamente. Vedete, AUX 2, se lo metto automatico, appena lo muovo lo riconosce. E mettiamo quindi angle così, horizon sempre sullo stesso switch e sarà in mezzo. Il beeper o il buzzer di solito lo metto sullo stesso switch dell'air mode, e se muovo lo stick nella posizione centrale, ecco, inizia a suonare il quadricottero. E adesso configuro l'air mode sullo stesso switch, quindi se vado avanti con lo switch, lo stesso switch del buzzer, mi attiva l'air mode. Quindi così buzzer e così air mode. Il flip over after crash lo configuro su questo switch e lo mettiamo sulla posizione esterna, quindi se dovesse ribaltarsi il quadricottero, cadere per terra, basta andare con questo switch in questo modo, armare il motore e andare a destra o sinistra con lo stick, così da ribaltarsi in automatico. Salviamo la nostra configurazione e verifichiamo. Così armo il motore e vedete che si arma. Siamo nella modalità angle, passo alla modalità horizon o passo alla modalità acro. Come potete notare, qua non c'è nessuna modalità acro, perché se non è attiva nessuna delle modalità stabilizzate, che sia angle o horizon, sarà attiva in automatico la modalità acro. Lo stesso vale anche per il beeper e l'air mode. Adesso in teoria potremmo configurare la nostra OSD, ma prima di farlo, una cosa importante è configurare la sezione trasmittente video, che come potete notare non c'è nessuna tabella qui, e io ho già configurato una tabella adatta a questa VTX con tutta la configurazione. Non dovete far altro che andare su involoconissan.it, scaricarla e poi cliccare su carica file. A questo punto facciamo così, carichiamo il file e come potete notare qua c'è tutta la tabella con le potenze eccetera eccetera. Salviamo e adesso potremo cambiare banda, canale e anche potenza. Adesso salvo, ecco, vedete che cambia. Ritorniamo al nostro canale corretto, salvo, e siamo tornati giusti. Infatti adesso tolgo la telecamera e possiamo vedere. Ok, però rimetto il tappo solamente per farvi vedere meglio le scritte. Quindi a questo punto possiamo andare a configurare il nostro OSD. Con le avvertenze le lasciamo. Ok, io utilizzo solamente un profilo OSD, quindi sarà il profilo 1, e lasciamo le avvertenze. Aggiungiamo il canale VTX, che come potete notare si è posizionato in questa posizione e non compare nello schermo, e questo perché il formato video è messo in automatico, e anche se il formato dichiarato dalla telecamera PAL, però ho visto che funziona con NTSC, quindi bisogna selezionare NTSC per riuscire a posizionare correttamente i dati sullo schermo. Infatti adesso si è posizionato correttamente. Possiamo aggiungere eventualmente i milliampereora della batteria utilizzati, mettiamoli per esempio qua. Possiamo aggiungere, se volete, la modalità di volo, la aggiungiamo qui, la posizione del gas eventualmente, che potrebbe essere utile per i principianti, ecco adesso è 0,
e così è 50, così da capire il livello del gas. Io lo utilizzavo molto spesso con i miei allievi quando avevamo il doppio comando, gli dicevo una percentuale di stare tipo dal 20 al 30% di percentuale, non superare né scendere, così da iniziare a comprendere come funziona bene il gas. Sicuramente avremo bisogno del timer numero 2. Che cos'è il timer numero 2? È questo, praticamente il tempo totale da quando abbiamo armato il quadricottero e lo mettiamo qua. Come potete notare, l'OSD della Foxeer dà veramente fastidio perché non ci permette di utilizzare tutto lo schermo ed è inutile. Eventualmente, se la vostra ricevente lo supporta su un canale, potete attivare l'RSSI, ma come potete notare io non ce l'ho, quindi non posso metterlo. E la cosa più importante ovviamente è il voltaggio della batteria totale, che metto qua in alto. A questo punto salvo, perché abbiamo finito la configurazione. E ricordatevi che è una cosa fondamentale: se non importate la tabella corretta per quanto riguarda il trasmettitore video, non potete né cambiare canale e banda tramite OSD facendo così con gli stick e andando su features VTX e cambiando così banda e canale e anche potenza eventualmente, ma neanche potete vedere banda, canale e potenza sullo schermo come abbiamo fatto qui. Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, cliccate su mi piace, altrimenti cliccate su non mi piace. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video della prova di volo dell'iCine Wizard X220V2.